La peste suina africana è considerata la più grave malattia diffusiva dei suini domestici e dei cinghiali presente in Europa fin dai primi anni 2000 e si è progressivamente propagata verso Occidente fino ad arrivare anche in Italia continentale a gennaio 2022, nella zona a confine tra la provincia di Alessandria, Genova e Savona. Il virus è molto resistente e occorre agire prontamente nel confinare le popolazioni di selvatici e salvaguardando la filiera suinicola. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 ha nominato il commissario straordinario alla peste suina africana in Italia. Successivamente, con legge del 7 aprile 2022 numero 29, sono stati trasferiti al commissario straordinario 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee utili al rallentamento dell'onda epidemica della peste suina africana nei cinghiali selvatici. Vista l'impellenza dettata dalla gravissima condizione sanitaria e dalla particolare situazione epidemiologica, è stata avviata in urgenza la posa di una recinzione di circa 160 km, che coinvolge oltre 40 comuni di Piemonte e Liguria. A partire dal giorno 1 giugno sino al 15 settembre 2022 sono stati installati circa 105 km su 6 dei 10 lotti previsti in progetto. Tali realizzazioni hanno avuto inizio laddove la situazione epidemiologica era più critica. Complessivamente sono stati ad oggi messi in opera 43.500 pali, prevalentemente in legno di castagno, 90 tonnellate di materiale metallico, 240 dissuasori acustici e 500 cancelli.